I Guardiani della Galassia in versione cosplay sono stati protagonisti di un curioso fuoriprogramma nella sala UCI Cinema della Fiumara a Genova. I personaggi del film di fantascienza, in questi giorni in uscita al cinema, hanno fatto irruzione durante la proiezione della pellicola, giocando con il pubblico e lasciandosi fotografare negli ormai immancabili selfie. Ciao, sono Mauro e il mio personaggio è Star-Lord. Come nasce la passione per il cosplayer? È una passione che nasce 5 anni fa, non avevo veramente idea dell'esistenza del cosplay fin quando non sono arrivato con la mia ragazza, che adesso è mia moglie, a Roma Cosplay, che si faceva al vecchio palazzetto dello sport. E mi sono trovato in mezzo a questo mondo, sono sempre stato un appassionato di comics americani e vedere i personaggi prendere vita in quel modo mi ha colpito. Ho detto no, devo assolutamente farne parte anch'io di questa grande famiglia, e poi da lì è nata la mia passione. Adori quel personaggio se hai scelto di fare quel cosplay, e quindi adorando il personaggio poterlo impersonare e interpretarlo per un giorno, due, è un qualcosa che ti appaga in una maniera incredibile. Piacere. Sono Marcello di Ravenna, interpreto Rocket Raccoon dei Guardiani della Galassia. Non è un cosplay che si può portare nei mesi estivi, assolutamente da evitare. Anche solo per il Lucca Comics ho fatto una sudata clamorosa e ho perso un paio di chili per quelle 6 ore lì. Però è un cosplay che dà tante soddisfazioni, anche perché in Italia ci siamo solamente in due, ormai sono rimasto solamente io a portarlo, quindi è una cosa abbastanza originale, ne vado fiero insomma. Di montare in sella. Torniamo ad essere. Andavo alle fiere, fotografavo e mi piacevano tantissimi i cosplay, però non ho mai fatto un costume mio, fin quanto poi non ho fatto il mio primo costume, che è stato Darkman, e poi dopo ho realizzato subito un'armatura in vetro resina di Iron Man del peso di 40 kg che uso quasi molto spesso, quasi ogni settimana, per fare eventi di animazione con gli Italian Super Hero, che è un gruppo che giriamo un po' tutta Italia a fare animazione. È un hobby ed è una passione, non deve essere una mania, anche se forse per qualcuno lo è, però deve essere una passione, è un divertimento soprattutto. Ciao, mi chiamo Sara Romanoff e interpreto Nebula. Ti dà una soddisfazione grandissima, e poi soprattutto penso che nel cosplay devi essere anche un po' attore dentro, quindi devi avere questa voglia di far vedere la tua creatività, la tua passione e la tua voglia di interpretare, perché cosplay, oltre che lavorare su un costume, c'è comunque anche tanta interpretazione, quindi sicuramente anche questa voglia di mettersi in gioco e di uscire un po' dagli schemi. Ciao, sono Mirella Santamaria, interpreto Gamora dei Guardiani della Galassia. E ho scoperto per caso un giorno in una fiera, insomma, questa passione, questo modo di travestirsi, se vogliamo, e di interpretare i personaggi, perché il cosplay è anche questo, è anche interpretazione, oltre che mettere addosso un costume. E quindi me ne sono innamorata e non ho più smesso. Io faccio anche teatro, quindi quello che mi interessa è completamente entrare nel personaggio, perché poi dietro al cosplay c'è anche uno studio molto profondo, quindi guardare il film tante volte, imparare le movenze dell'attore, fare anche delle ricerche magari di scene che sono state tagliate, che però sono utili all'interpretazione. Quindi è un lavoro che c'è dietro, il lavoro della costruzione del costume ovviamente, e poi mostrarlo, e ovviamente uno lo fa per se stesso inizialmente, ma poi il ritorno da parte del pubblico è la gratificazione poi più grande, i bambini che si commuovono, insomma è bello, è davvero bello, è una bella passione.